Domani alle ore 13 si rinnova in diversi paesi l'iniziativa Un minuto per la pace, cioè un piccolo momento di preghiera nella ricorrenza dell'incontro in Vaticano tra me, il compianto presidente israeliano Peres e il presidente palestinese Abbas. Nel nostro tempo c'è tanto bisogno di pregare, cristiani, ebrei e musulmani, per la pace.